Nella sesta strofa Leopardi si sofferma sulla relatività del tempo storico degli uomini. La distruzione operata dal Vesuvio 18 secoli prima può ripetersi ancora, e anzi si ripete. Ancora oggi, infatti, il contadino sorveglia il vulcano, fugge quando il fiume di lava si avvicina e lo contempla mentre ricopre inesorabile la sua casa e il suo campo, esattamente come 1800 anni fa. Leopardi insiste sul contrasto tra l'insignificanza del tempo umano e l'immobilità del tempo eterno della natura. I regni cambiano continuamente e così pure i popoli e le lingue. Tutto ciò che è umano è per sua natura effimero e precario e soprattutto ben poca cosa rispetto alla grandezza della natura, la sola che in eterno dura. La natura è indifferente alle brevi vicende umane perché mentre gli uomini passano, essa è durevole nel tempo, sta ognor verde, non appassisce mai. L'uomo dovrebbe accettare la sua subordinazione alla natura e invece pretende di essere immortale ed eterno.